Benvenuti alle nuove interviste di Music. Oggi siamo con i Monage, o meglio, 3 su 4, poi ne arriverà anche il quarto. Adriano, Nicolò e Alessandro. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Benissimo, allora, prima parlando con voi, siete uno in Sicilia, uno in Inzago, Nicolò, non mi hai detto dove sei, sei disperso in qualche città. Sono anche in zona rossa, c'è una... Scusatemi adesso. Vabbè, ma in fondo che differenza fa dove si è? Giustamente. Hai colto è uscito il vostro disco, in fondo che differenza fa? Chi è che me lo vuole raccontare un po', dai? Vai, Nico. Facciamo, no, magari cerchiamo di fare un po' una sintesi, perché è un discorso decisamente un po' lungo. E poi appunto facciamo così, mi parlate a grandi linee proprio... Poi andiamo a vederlo traccia per traccia, che mi interessa. Esatto, facciamo magari un quadro generale. E hai colto perfettamente il significato del titolo, perché poi su quello magari approfondiremo un po', però devo dire che il significato è esattamente quello, poi ci si può aprire una parentesi. Per quanto riguarda il progetto e l'album, allora l'album è decisamente il coronamento di 2 anni di lavoro, no? Noi siamo un po' agli albori della nostra carriera, tra virgolette, perché ci siamo uniti 3 anni fa, all'incirca, 4 anni fa all'incirca, suonando come tutte le band di adolescenti sui primi palchetti a Milano, in giro per le strade. Abbiamo cercato una nostra dimensione live un po' alternativa, magari suonando anche per strada, e poi abbiamo iniziato a scrivere canzoni. Quando si inizia a mettersi un po' in proprio, lì ci si trasforma da band, da cover band ad autori, e quello è iniziato un po' l'inizio di un percorso. Percorso che ha trovato anche delle sponde discografiche, manageriali interessanti che ci hanno decisamente aiutato nell'ascesa. E ascesa, oddio, come se adesso fossimo, però diciamo nel raggiungimento del nostro obiettivo, la realizzazione di quest'album. E quest'album copre gli ultimi, diciamo, 2 anni raccontando un po' quello che ci è successo e un po' la nostra mentalità rispetto a quello che succede attorno a noi, no? Perché il tema delle canzoni c'è un fil rouge che collega un po' tutto, che è quello del cercare di affrontare sempre la vita, gli ostacoli e soprattutto il mondo che ci si prospetta davanti in quanto giovani, con un certo temperamento, con una certa spensieratezza, con una certa leggerezza, senza farci affossare troppo, cosa che non è neanche tipico molto nel genere che facciamo, no? Perché tanti ci mettono nel filone indie, dove decisamente c'è un tiro un pochino più pessimista, mentre a noi piace tenere molto, ci chiamo, allegria e serenità nei nostri pezzi. E dall'altra, fino agli ultimi giorni, fino al dover realizzare le ultime tracce dell'album in quarantena, separati, e la dimensione anche scrittoria ne ha sentito delle conseguenze, perché siete arrivati a registrare le ultime tracce con nuovi esperimenti musicali, quindi magari mettere proprio la nota del telefono sul pianoforte mentre Adriano, il cantante, registrava le voci in separata sede, ognuno in un posto diverso. Quindi diciamo che quest'album è un po' la grande cornice che racchiude 2 anni di lavoro, 2 anni di amicizia, che diciamo, è un po' la questione che sta alla base della nostra band, la chiave di tutto. Insomma, molto concisa come risposta. Scusami, Adesso buonasera. la vita è finita, secondo me. Hai risposto a tutte Va le bene, questioni. dai, vi saluto, ciao ciao. Allora, facciamo un traccia per traccia, ma molto molto veloce. Io per ogni traccia ho tirato giù una riga, che così... Allora, dimmi che ne sai. Mi hanno colpito alla stragrande i fiati, le percussioni, voci, cioè proprio da band, da Earth, Wind and Fire, un po' esagerando. Ci sono un bel po' di cori registrati anche quelli in quarantena. C'è stato uno scambio di file con delle nostre amiche che hanno anche loro un duo. Anche lì abbiamo introdotto dalle note del piano, perché così purtroppo potevamo fare, perché volevamo una texture femminile sui cori del ritornello. I fiati invece volevamo farli all'epoca registrare in un bello studio con un bel quartetto. Purtroppo il Covid ha detto no, però diciamo che l'idea alla fine, mixata da quel ragazzo col maglione rosso, divinamente, veramente, ha fatto un ottimo lavoro. Diciamo che è uscito un bel pastone musicale accettabile, cioè era quello alla quale volevamo arrivare. Lo volevamo fare con altri mezzi, in un'altra modalità, però purtroppo è andata così.
Esattamente. Spero che gasa un sacco perché è quello che vuole dare il paese, proprio essere spacconenti, ma che cazzo ne sai te? Quindi devo essere con la cazzimma in un certo senso. Poi andiamo a Freaks. Freaks, ho tirato fuori dalla mia parete un disco. Vai. Questo. Certo. Di Chic. Proprio, erano proprio loro, la referenza era proprio loro. Poi ovviamente un po' più... Abbiamo preso come reference loro, assolutamente, che sono nelle nostre influenze, ma l'abbiamo cercato comunque di modernizzare. Infatti, come senti, ci sono anche elementi un po' più elettronici in questa canzone, oltre al funk. Però Nile Rodgers è l'origine di tutto, dai, questo non ce lo possiamo nascondere. Esatto, quindi in generale. Poi il basso. La sapete la storia di come nasce Le Freak, la canzone? No, io non lo sapevo. Forse la sarebbe Costa. È per questo che l'abbiamo tenuto nascosto, per poter fare questa... Come nasce? Allora, la leggenda, non so se poi in realtà o è soltanto una leggenda iconica. Cioè, la canzone sì, loro dovevano entrare allo studio 54, Nile Rodgers e Bernard Edwards, soltanto che li hanno rimbalzati, i buttafuori li hanno rimbalzati. Allora loro incazzati sono tornati a casa nello studio e hanno iniziato a canticchiare questa canzone che era Fuck You, cioè la cantavano facendo il riff invece di Freak. Fuck You. E poi da lì è partita tutto questo Le Freak. Cioè, pensate, Nile Rodgers e Bernard Edwards rimbalzati allo studio 54. Ma è nata un po' così questa canzone in realtà, perché ci avevamo chiesto Sì. demo e allora ci siamo chiusi in una stanza con i nostri strumenti e sperimentando è uscito questo pezzo. Sì, ma ho avuto un sacco di versioni, questa è proprio la versione definitiva, è andato incontro a, non esagero dicendo quattro, cioè è partita da un progettino, poi si è sviluppata in sala, poi è stata data a un produttore DJ che stava trasformando in una canzone troppo dance in un altro senso, cioè troppo techno. E allora abbiamo voluto farla ritornare agli elementi essenziali, stavolta però usando un synth al posto del basso, perché all'inizio nella canzone originale c'era Costa che slappava, che era anche bella come cosa, soltanto che abbiamo visto che funzionava di più comunicando con gli strumenti, con gli altri strumenti e il mood, questo basso elettronico. Quindi c'è stato un sacco di lavoro dietro quella traccia in particolare. I cori, mamma mia. Poi passiamo a Come stai, un brano un pochettino più malinconico, però che ruota attorno un po' a un'influenza musicale anni Ottanta, che come siete... Parla di amore, perché vabbè, poi alla fine il disco ha un retrogusto di amore, di storie un po' finite male, storie un po' Non siamo difficili. fortunati in amore e neanche fortunati in gioco. Però Frix dice: come c'è un espediente? Scusatemi, come stai? C'è un espediente interessante. Ale Adri, domanda velocissima senza perdere troppo tempo. Vi ricordate come avevo chiamato il progetto originale io su Logic? No? Mi ricordo che hai usato tipo tutti gli strumenti con scritto anni 80 come. Ok, esatto. Cioè, in verità il progetto originale che avevo aperto sul mio computerino, poi l'abbiamo portato in studio, l'abbiamo sviluppato, si chiamava Elodie. Perché io credevo, Elodie, adesso se avessi lì le interpretazioni sono sempre tante, perché io volevo, non so quando abbiamo iniziato a buttare giù i primi accordi a scriverla, a me ricordava tantissimo la linea vocale, un pezzo di Elodie, cioè, ma non che esistesse già, no? Un pezzo che potrebbe essere di Elodie. Allora l'abbiamo chiamato così. Poi il sound, quella canzone secondo me ha aperto un po' il fronte dei sintetizzatori anni 80, cioè su quella, soprattutto più loro due, nonostante sia io il tastierista, magari ho dato l'imprinting iniziale alla canzone, però loro due in particolare sono stati tantissimo tempo in studio a ricercare i sintetizzatori, le tastiere più complesse, più belle, che caricassero più il pezzo. Quello è stato un grosso squarcio sugli anni 80, cioè nel senso è stato interessante secondo me, come esperimento, no? E poi nella canzone successiva, La notte se ne va, invece andate un pochettino più sparati sull'elettro, musica Sì, è elettronica. quella che è quella più estrema, anche perché abbiamo collaborato con altri produttori che hanno portato un po' il loro sound dentro la canzone. Aspetta. È forse quella di cui possiamo dire, dai, alla fine non è, di cui siamo un po' meno affezionati perché
Però riconosco che quella è un po' più estrema rispetto a quello che facciamo di solito. Esatto. Sì, rispetto a tutte le altre del disco è un po' un oggetto, sì. Secondo me, si vede che avete voluto giocare un po' con quella canzone, divertirvi, cioè fare qualcosa di diverso. Sì, è stata anche lei, ha avuto una storia un po' travagliata, è passata attraverso. Anche lei un sacco di versioni e poi quella finale è stata data in mano a un produttore che l'ha... La diciamo... più rinforzata ma leggermente più lontana dalla resta dell'album. Attenzione, è arrivato il quarto componente. Sfondo, cambio sfondo, che è rimasto lo sfondo della vecchia l'ultima volta. Metto questo. Ah, ma mettiamo gli sfondi, ragazzi. Benvenuto, benvenuto. Grazie. Ma facciamo una domanda. Costa, tu sai com'è nata la canzone le Freak degli Chic? Non ne ho la più pallida idea. So che scrivevano le canzoni il bassista e il chitarrista, che erano gli Chic alla fine. Ce l'hanno appena raccontata. E com'è nata? La racconterete voi, dai. Andiamo avanti. Traccia numero 5, Ballerina del sabato sera. Anche qua un po' di musica elettronica, però anche qui amore, un amore di chi è questa ragazza qua in cui parlate? Chi è questa ballerina del sabato sera sognata? Mi sembrava una canzone degli 883 ai tempi, la regina del celebrità attualizzata. È arrivato giusto in tempo l'autore principale del pezzo. Ma sai, tu mi chiedi di parlare di una persona specifica, ma in verità... Tranne quando si è ragazzini, proprio 16 anni, 15 anni, eccetera, spesso capita che... È brutto da dire, perché quando uno ascolta ha bisogno di pensare a una persona e basta, ma quando scrivi spesso stai parlando di più persone allo stesso tempo, più persone che magari rappresentano la stessa idea, che in questo caso è evento dirompente che ti svolta qualcosa che stava andando male. E quindi se mi chiedi di chi parla, guarda, purtroppo non lo so nemmeno io, perché sono tante persone insieme, tante persone, e sì, quindi non saprei come risponderti. Magari parla di Serena, a traccia numero 7. Ah, vogliamo dirgli del titolo di Serena? Vai. Allora, Serena era una canzone che parlava di un viaggio, no? Io l'ho scritta durante l'Interrail. Durante il viaggio di maturità e quindi sì, era una canzone sul viaggio un po' alla Jovanotti, voleva essere un po' alla Jovanotti e quando ci siamo incontrati, io e Nico abbiamo detto, sarebbe bello dargli un titolo, cioè come titolo il nome di una ragazza, che è un po' più accattivante e non so come mai Serena così, ma non conosciamo nessuna, cioè adesso conosciamo qualche Serena però all'epoca non conoscevamo nessuna Serena, non so come ci sia venuto in mente questo. Tra l'altro, a ogni concerto quando la suonavamo spuntava qualche Serena che diceva io mi chiamo Serena e questa canzone è un'altra potentissima, no? Chiamiamo la prossima canzone Paolo Rossi, no, Paolo Rossi magari oggi no, però Marco se posso Rossi. se posso dire Nico, prossima canzone un titolo un po' più, una ragazza un po' più comune, che Serena è rara, ogni tanto magari al concerto c'era uno, però capitava che non c'era cosa, mentre una Camilla, che so, magari capita un po' più spesso. Dovete gestirla in base a essere furbi, se state marpionando qualcuna, boom, dedicate lì. Funziona, esatto. La sta grande, dai. Andiamo invece in Portogallo. Come mai in Portogallo? Cioè, volevate fuggire? Cioè, in Portogallo c'è il fado, c'è questo retrogusto di malinconia, l'oceano, questa... Come mai Portogallo? Posso rispondere io, ragazzi? Io vi passo la parola. No, non voglio fare il monologo. No, Portogallo siamo andati un po' di volte, io e Adri, il chitarrista, cantante, a surfare in Portogallo. In verità non solo il Portogallo. Portogallo, Spagna e Francia sono un po' le nostre destinazioni preferite perché sono facili da raggiungere, d'estate sono divertenti e si surfa benissimo. E quindi, niente, abbiamo pensato, cioè, quando stavamo scrivendo appunto questa canzone sulla fuga da Milano, diciamo un po' la prima destinazione che ci è venuta in mente. Benissimo, poi si passa a Vivida, che forse è la canzone più intima, più introspettiva,
anche questa è una canzone d'amore, una sorta di conflitto. Vai Nico, qui c'è la ragazza invece. Qui c'è la ragazza. Qui si parla chiaramente della mamma di Nico, no, sto scherzando. Nico, parla... Dedicata a mia mamma che mi è stata molto accanto in quarantena. No, sì, vabbè, c'è la ragazza, ma non credo che sia questo il punto. Credo che il punto sia che... Io voglio fare un affronto alla mia band dicendo che sui lenti siamo ancora un pochino, è come se fossimo ancora un pochino scettici in generale, cioè tendiamo a cercare sempre un forte sprint nelle nostre canzoni. Invece Vivida, scrivere un pezzo come Vivida, che è proprio il classico lento iperromanticone, ha avuto una buona risposta dalla nostra fanbase. Cioè, nel senso, è stato molto apprezzato che i Munege uscissero un po' da questo costante dinamismo molto forte, canzoni alla Frix, alla Dimmi che ne sai, alla Notte se ne va, che erano i nostri primi singoli, mentre con Vivida si è creato un pochino un momento più intimo. E io personalmente, essendo pianista, trovo che i lenti siano, cioè i lenti sono le mie parti preferite di tutti gli album di base. E quindi anche noi volevamo un po' sperimentare questa dimensione. È venuto fuori un pezzo che appunto era bello l'esperienza del fatto che fosse stato scritto totalmente in quarantena, perché il piano era letteralmente registrato con le mie note del telefono, perché io ho detto come faccio a registrare il piano, bla bla, mi hanno spiegato no, beh, tu registra letteralmente col telefono, così manteniamo un suono un pochino più autentico e poi ci registriamo sopra le voci. Quindi sì, vabbè, comunque è inutile dire che è un pezzo iper romantico, però è molto introspettivo, certo, poi alla fine ci si può immedesimare. Mentre tesi è un esercizio di stile, è stata giusto la tesi di Adriano, giusto? Non sbaglio. È stata la mia tesi di laurea, metà della mia tesi di laurea. Alla fine abbiamo deciso di intitolarla tesi, uno perché è la mia tesi, quindi è una tesi vera e propria, e due perché è la tesi del nostro dei Moon Age, è la tesi, una traccia strumentale che va proprio a dire ridate la musica ai musicisti, alla musica. E quindi chiudere con una strumentale poi è anche bello perché l'album... Ormai non so se viene più usufruito in questo modo, però ascoltarlo tutto di seguito e lasciare per ultimo una traccia strumentale come se fosse una colonna sonora è molto, molto suggestionale. Ok, ragazzi, abbiamo raccontato velocemente tutto il disco. Vi faccio un'ultima domanda, che poi vi lascio un po' alle vostre dimensioni. Chiaramente adesso parlare di live è qualcosa di ancora molto utopico, molto sogno, però la vostra formazione, secondo me, appunto, si esprime al meglio durante i live, riesce a dare quel qualcosa in più. State già pensando, state lucubrando un po' su quello che potrebbe essere un set live, un'idea, un qualcosa che vi viene, dice, appena ci sbloccano bene, faremo questo e quest'altro. Chi si vuole prendere la responsabilità? Ale, vuoi dire qualcosa tu che... Beh, di sicuro non vediamo l'ora di tornare a suonare, anche perché, come dicevi prima, è una dimensione nella quale noi ci divertiamo molto e soprattutto diciamo che ci piace anche portare le canzoni che sono quelle del disco, di sicuro le andremo a portare live, ma ci piace anche, diciamo, riarrangiare e portarle in una chiave diversa. Ad esempio, La notte se ne va, quando la suoniamo live, non la suoniamo mai nella versione del disco. La facciamo in una versione più acustica, molto più band. Quindi è di sicuro un posto nel quale riusciamo a mettere in evidenza una, diciamo, un'altra nostra metà, ecco. Però non avete niente in particolare, no? Cioè, alla domanda anche agli altri. Nel senso, torneremo. Io credo che la cosa più bella che faremo quando sarà ricalcare la dimensione live, penso che tutti noi vogliamo tornare a suonare anche in strada, cosa che facevamo molto prima della quarantena e della pandemia in generale. Credo che sia il progetto più definito. Poi scusa, posso ti Secondo me il punto chiave qui è che fare piani e crearsi aspettative in un momento così incerto è un po' un gioco d'azzardo. Quindi, beh, a noi la cosa che piace dei live, più che suonare ed esprimerci al meglio, è essere vicini alle persone che ci ascoltano e vederli mentre ci ascoltano e farli ballare, farli cantare, quella è la roba che ci piace. Questa dimensione qui la cerchiamo comunque anche
senza fare live in questo periodo di cioè in questo periodo di merda, chiamiamolo. Cerchiamo comunque questo risultato qui, cerchiamo comunque di stare vicino ai nostri fans, cerchiamo comunque di farli cantare facendo video su Instagram, facendo uscire l'album, facendo le storie, eccetera. Quindi non abbiamo aspettative, ma cerchiamo comunque di creare quel momento lì. Dai, farete un bel streaming, un concerto in streaming per Natale, va? Organizzate un bel concerto natalizio. Va bene, ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio per la chiacchierata, molto divertente, mi sono trovato bene con voi, non avevo dubbi, e ci vedremo. Grazie. Prima possibile. Prima possibile. Se volete venire a saccheggiare un po' di dischi dietro di me, quando volete. Io sono a Milano. Dove ci troviamo? Io sono a Milano. Quando vuoi mi chiami, faccio fare le visite private. Ok. Con saccheggio, visite con saccheggio. E infatti mi chiedevo, mazza, quanti dischi che c'è dietro? Infatti, l'abbiamo imparato all'inizio. Ma infatti aspetto anche il vostro, cioè... La coppia fisica non l'abbiamo ancora fatta, però arriverà, esatto. Ok, grazie ancora ragazzi e alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao.